vi chiederò naturalmente, compatibilmente anche a quelli che sono già i vostri impegni in agenda, già dalla prossima settimana, di cominciare a riunirsi come segretari generali, come responsabili delle tutele, con la segreteria e tutti i compagni e le compagne che hanno comunque deleghe e mandate specifiche, e mi piacerebbe, vorrei anche poter fare una riunione, un'assemblea con tutto il personale dipendente a prescindere, che non è solo un modo per farsi conoscere, ma un modo per far sentire tutti parte integrante di questo progetto, ognuno con le sue competenze, con le sue professionalità. Alessandro Tracchi è il nuovo segretario provinciale della CGIL di Arezzo, succede ad Alessandro Mugnai che ha guidato la Confederazione Aretina negli ultimi anni. 50 anni, tra pochi giorni, operaio metalmeccanico alla Fimer, ha lavorato nello stabilimento di Terranuova anche ai tempi di Magnetec, Power One e ABB. Oggi è la vertenza che segue più da vicino. Tocca delle corde abbastanza sensibili perché io provengo da quell'azienda, sono distaccato di lì, ho maturato i miei primi passi sindacali facendo l'RSU dentro a quell'azienda, la seguivo come funzionario fino a ieri da segretario generale della FIOM, la seguirò da oggi a maggior titolo come segretario generale della CGIL e quella è una vertenza per il territorio importantissima. Una vertenza rispetto alle crisi che si vede in giro. Per gli effetti e per come è maturata anche molto contraddittoria, no? Perché lì non si tratta ad oggi né di delocalizzazioni né di scelte industriali, è un'azienda dove c'è un know-how importantissimo e sviluppa prodotti che stanno dentro al cuore della riconversione green. È un'azienda totalmente a manifattura italiana che quindi è in un settore strategico. Nonostante ciò, a seguito di scelte secondo noi sbagliate di chi la possedeva prima ABB che ha deciso di cederla e conseguentemente alla cessione, quando noi denunciavamo e dicevamo che dovevamo mettere molta attenzione a chi sarebbe stato il soggetto che avrebbe rilevato l'azienda, perché va bene avere come di un padrone italiano, ma più che di occuparsi della bandiera, a volte serve avere consapevolezza della capacità economico-finanziaria, perché quando si compra un gruppo di quella portata si deve capire anche quelle sono le difficoltà nel sostenerla. Purtroppo un anno e mezzo fa nessuno ci ha considerato quando denunciavamo questo e oggi ci troviamo in uno stato di stallo che è preoccupante, perché lì dentro ci sono 450 lavoratori occupati solo lì, con oltre 300 persone dell'indotto locale, in una filiera di manifattura che è esclusivamente, ripeto, italiana, perché se si esclude i componenti elettronici che vengono acquisiti da mercati dell'est, il resto, tutto quello che viene prodotto lì, viene ideato lì, viene sviluppato lì e anche l'assistenza service viene fornita da quei lavoratori. Un'azienda che produce sistemi che vanno nella direzione della riconversione energetica che l'Europa sta finanziando e che il PNRR recepisce. E allora, cioè, ci vorrebbe quell'attenzione necessaria a far sì se questi sono due argomenti strategici per il Paese in una, come dire, futuro e futura prospettiva, ecco, non si capisce come mai lì dentro, in quell'azienda, oggi ci siano problemi di sostenibilità economico-finanziaria. Ognuno di noi dovrebbe fare tutti i passi necessari a far sì che si trovi una soluzione. In primis il MISE, perché è il massimo istituto, diciamo, da un punto di vista della nostra nazione, che dovrebbe fare anche le forzature necessarie a far sì che si risolva questa vertenza.